Anche voi che avete finito magari l'esame di maturità e dite non mi serve più un diario, a me non me ne frega niente, andate a comprarlo, hai capito? Perché l'ho fatto io. Wow! Faccio l'università, che ci faccio col diario? Uso Google Keep o applicazioni, non me ne frega niente, vai a comprarlo. Ciao bei signori, ma salve, questo qui è Electric. Come avrete visto il titolo, è uscito il diario dei mates. Ben due diari, di cui uno me ne sono occupato io, di fare la grafica della copertina, una gran figata, e ho detto, wow, siccome ho registrato qualcosina di quando l'ho fatto, facciamoci un video, per fortuna che ho registrato qualcosa, perché di solito mi dimentico. Siccome è passato un bel po', ecco qua il telefono, la paura, fantastico. Allora, sono passati un po' di mesi da quando ho fatto questo lavoro, perché mi ricordo che tra l'altro un pezzo di questo lavoro l'ho fatto quando stavo ad una laurea a Venezia, di cui c'è il video, che risale probabilmente a 4 mesi fa. Quindi sì, questo lavoro è iniziato circa 4 mesi fa. Questa copertina, che per fortuna qualcosetta ho registrato, che quindi state vedendo qui dietro, lo potete trovare su Amazon o sul sito di Giochi Preziosi ufficiali. Non che io ci guadagni di più perché no, non becco nessuna percentuale, ma è bello, quindi prendetelo lo stesso e fate girare voce che l'ho fatto io, yay! Perché se no nessuno sa, è come il libro dei Mates, 100.000 copie vendute. Dove sono i miei 100.000 iscritti, eh? 100.000 copie vendute, oh, libro di diamante. Dove sono i miei 100.000 iscritti? Vuol dire che su 100.000 persone, 80.000 circa se ne sono fregati altamente dei disegni e delle cose del libro. Ma va bene, questo è il mondo del lavoro, ho già ricevuto migliaia di apprezzamenti e complimenti, sono soddisfattissimo così. E sto ancora con la maglia dei Mates, tanto per sottolineare che faccio un sacco di cose fighe. Quindi questo diario dei Mates non era altro che una copertina ricca di roba. Fondamentalmente è stato un disegno grosso e un po' complicato da fare, perché ho cercato di intrecciare migliaia di elementi e cose secondo una trama più o meno ordinata, non semplicemente buttando roba dentro, bam bam bam, papere, cose, stelle, bam bam bam. All'inizio la prima prova che abbiamo mostrato a Giochi Preziosi era così, e se ce l'ho ancora mi sa di sì, ve la faccio vedere. Tutto questo lavoro che vedete qui è stato fatto per prova, pensate, cioè questa roba qui è una bozza che pare un lavoro finito fondamentalmente, però se vedete il lavoro finale è molto meglio di questo, perché ho intrecciato bene le cose, organizzato bene gli spazi tra gli elementi e alla fine è venuto fuori un gran bel disegno, bello compatto, bello pieno, con un sacco di elementi caratteristici loro e un po' di chicchine mie, nel senso che ho ficcato lì dove non sapevo cosa mettere la prima cosa che mi passava in testa. Quindi pensate che all'inizio su uno scaffale che faceva parte di questo disegno ho messo degli amiibo, tipo uno di Pikachu, uno di Link e uno di Mario se non sbaglio, che però abbiamo tolto perché abbiamo pensato, ehi, ma se dopo ci sono problemi di copyright e la Nintendo ci viene a rompere le palle e vogliono qualcosa e vogliono i soldi, già gli do abbastanza soldi alla Nintendo, quindi basta. E quindi abbiamo tolto delle piccole chicche, però la maggior parte di elementi piccoli che troverete sono nati dalla mia testa. Vegas Giuseppe Greco mi dà sempre un sacco di carta bianca e questo lo apprezzo moltissimo, lui si fida della mia creatività molto molto spesso e per questo è un lavoro bello quello che faccio alla fine. Tipo, dobbiamo fare la copertina del diario, ci vogliono questo elenco di elementi, vedi tu come intrecciarli, cerca di riempire bene come vuoi, sei libero, vai e vado. Sono partito, ho mischiato le cose ed è venuto secondo me una gran figata. Ho sbattuto contro il microfono, si sarà sentito sicuramente nell'audio. Sì, vedo lì l'onda dell'audio che è stata colpita, bam! E quindi niente, ripeto, anche voi che avete finito magari l'esame di maturità e dite non mi serve più un diario, a me non me ne frega niente, andate a comprarlo, hai capito? Perché l'ho fatto io. Wow! Faccio l'università, che ci faccio col diario? Uso Google Keep o applicazioni, non me ne frega niente, vai a comprarlo. Ho 40 anni e lavoro in un'azienda di frigoriferi, non me ne frega niente, vai a comprarlo. Ma soprattutto di a tutti chi ha fatto quella copertina, ovvero Electric. Ma a parte questo, non so se questo video sarà uscito prima o dopo a quello dell'animazione per Charlie in cui mi lamentavo di cose, o mi lamentavo, parlavo un po' così, esprimevo pensieri, ma comunque sia, tengo a ribadire anche in questo video, se non avete visto il video del The Testimonator, andatelo a vedere perché è davvero un bel lavoro. Sono molto fiero di quel video e mi dispiace spesso che non ottenga la risposta, che alcuni video non ottengano la risposta che ottengono altri video più banali, insomma. Perché se io volessi un migliaia e migliaia di visualizzazioni, fondamentalmente, da quel che ho capito, basta che mi metto a disegnare sempre robe inerenti a Tokyo Ghoul. Non sai cos'è Tokyo Ghoul, Frank? Mamma mia, Frank,
non lo dire ad alta voce, che qui nei commenti si riempie e ti ammazzano, guarda, ti ammazzano. Tu non hai fatto niente nella vita, io ho fatto il diario di mezzo, ho fatto il libro di mezzo, ho fatto un sacco di roba e tu non hai fatto niente, stai zitto. Sai come si chiamano i tentacoli di Tokyo Ghoul? Si chiamano Kagune. Se non sai questo nella vita non vai da nessuna parte, hai capito Frank? Che mica, oh, che stavamo a scherzare. Tu ragazzo che non conosci Tokyo Ghoul, vallo subito a vedere, se no ti distruggono lì fuori. È un mondo crudele se non conosci Tokyo Ghoul. Stai attento, potrebbero arrivare miriadi e miriadi di persone a commentare i tuoi post di Facebook, Twitter o qualunque cosa, ritwittare dicendo si chiamano Kagune. Quindi stai attento. Io oggi me ne vado al mare. Oh yeah, oh yeah. Nel senso, a mezzogiorno, infatti sto registrando un sacco di roba stamattina. Sto registrando questo video, devo registrare ARMS, in cui sì, ho imparato a usare un po' Kid Cobra, ma comunque sia la mia preferita rimane Twintel. E sto facendo incontri ufficiali online e vorrei registrare proprio quelli, perché ieri ho fatto 4 vittorie su 5. Una è stata proprio di... cioè, un combattimento proprio alla pari combattutissimo, ma con Twintel spacco davvero i culetti, signori. Quella ragazza, sì, che è una donna che spacca i culetti con i capelli come nessun'altra, eh sì. Però vorrei fare un tentativo anche con Kid Cobra, a vedere come va. Ho imparato a usare un po' anche Helix, che è quella specie di robo verde che è moscio e che si... tutto strano. E me ne vado al mare con la mia tavoletta grafica portatile, perché ovviamente mi porto il lavoro dietro, perché, sai, quando sei un libero professionista e hai partita IVA, beh, tu non hai orari, è vero, però se batti la fiacca dopo i soldi non entrano, qui le bollette chi le paga? Quindi il lavoro te lo devi portare ovunque. Me lo sono portato in Olanda, me lo porto a Venezia quando devo andare, me lo porto a Milano quando devo andare, sempre in giro con la mia fidatissima tavoletta grafica portatile, e ci faccio mille robe, tra cui appunto anche il diario dei Miz, e quella parte che non sono riuscito a registrare proprio perché è stato più o meno l'inizio di questo lavoro, l'ho fatto sulla tavoletta grafica portatile e non sul mostro che ho qui al mio fianco. Non so se ho abbastanza materiale registrato da farvi vedere rispetto a questo diario, però alla fine vi faccio vedere tutto il disegno completo, che è una gran figata senza dubbio. Però in effetti è un peccato che non sia riuscito a registrare di più, perché è davvero un bel disegno. Non so più o meno che altro dire, quindi potrei tranquillamente mettere una musica di sottofondo finché non supero i 10 minuti di video, sono a posto, ma sarei davvero una brutta persona, quindi parliamo di altro anche. Ho comprato 3 amiibo di Zelda, ok? Quello in Olanda che avrete visto sul video del The Testimonator a 15 euro. Su eBay quel link lì già si trova a 60 euro. Infatti ho fatto un Instagram Stories che dicevo aprire o non aprire, perché li apro, appena li apro quelli da 60 euro arrivano a 20 euro di valore o anche di meno, tornano al valore iniziale. O me li tengo, aspetto un paio d'anni e poi li vendo a 200 euro a pezzo, perché quello è il prezzo che stanno raggiungendo. Nel senso, ci sono amiibo che già hanno raggiunto questi prezzi, come non so, Charizard o qualcun altro. Sono pezzi rari che a me non me ne fotte un cazzo che siano rari, vorrei giocarci, utilizzarli proprio nel Nintendo Switch, soprattutto perché è uscito il DLC di Zelda, che è uscita la difficoltà Master, e quindi presto aspettatevi dei video sulla difficoltà Master che andremo appunto ad analizzare. Chissà, magari potrei registrare quello piuttosto che Shovel Knight oggi. Quanto tempo ho? Sono le 11. Ho un'ora, perché poi mezzogiorno parto, mezzogiorno e mezza potrei giocare un'ora di Zelda, registrare. Wow, sarebbe magico. Però voglio giocare anche ARMS. Posso fare un combattimento su ARMS, un po' di combattimenti online su ARMS e poi Zelda. Tac, da paura, no? Wow, mi si è accesa la giornata. Posso giocare a Zelda difficoltà Master, in cui ci sono dei nemici più potenti, tipo non ci sono più nemici di livello basso, partono già di livello alto appena inizi, e troverai man mano che vai avanti nemici più forti del massimo della difficoltà normale, oltre all'aggiunta delle prove speciali e di altri oggetti che hanno aggiunto con questo DLC. Ho comprato la Season Pass, come minchia si chiama, ieri, quindi già mi ha scaricato il DLC, e siccome ci sono un sacco di richieste per il video di Zelda, ecco cosa farò oggi. Fantastic, fantastic. E con questa vi saluto, perché ho registrato abbastanza e questo video spero che vi sia piaciuto. Se così, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, ed ecco a voi da Electric il disegno finale.